Ciao ragazzi, sono alla Bancai, giusto per dirvela tutto, ho fatto 30 km dopo ho dormito, ci sono già un po' di problemi, oltre a quelli che già c'erano. Allora, praticamente il fatto che la mattina la batteria è sempre scarica, sembra dipenda da che proprio non c'è più acqua. Ora voi direte, ma controlla dall'acqua, Il fatto è che sono partito da 10 giorni e la batteria era perfetta, ci avevo messo l'acqua, ho fatto il livello e tutto quanto. Suppongo che se l'acqua si è quasi svuotata sia dipeso da quando sono caduto in La Paz sull'asfalto, che l'acqua è uscita tutta fuori. Se mi sbaglio correggetemi, perché non capisco come in 10 giorni 6 dei 6 canaletti d'acqua che ci sono, 4 sono completamente vuoti, capito? Quindi altro problema, sento un ticchettio fortissimo vicino al cavalletto centrale, la catena, non so che cos'è. Ho visto che il Loctite rosso che avevo messo sul pignone si è già, diciamo, se n'è già andato, per cui il pignone ora si muove liberamente nel mille righe, che non è ideale. Tant'è che la placchetta di sicurezza, questa qui, ha già cominciato un po' a mangiarsi. Ora farò una pulizia della catena, ho mandato un tassista a comprarmi un pennello e anche l'acqua distillata per la batteria. Quindi quello che mi preoccupa di più è rimettere la batteria in sesto affinché la moto non mi faccia più gli scherzi che mi ha fatto stamani, eliminare questo ticchettio che non mi piace. Poi mi sono reso conto che il cavalletto centrale che ho è della vecchia Transalp, per cui oltre ad essere vecchio anche rotto, come era rotto prima, e questo crea non pochi problemi, rumori, sbatte da tutte le parti, la molla è partita, per cui non so se avrò tempo, voglia, anche modo di poterlo togliere e farlo saldare o trovare un ricambio, non lo so. Comunque sta di fatto che 10 giorni che sono partito, sono già 3 giorni che sono sulla moto e mi sto un po' rompendo coglioni. Comunque, sapete, io nella Transalp ci credo. L'ho scelta e continuo a viaggiare con lei perché secondo me fa parte della filosofia del viaggio, no? Una moto che secondo me è riuscitissima. Però c'è qualcosa che mi scoraggia a pensare che nel futuro prossimo, quando comprerò una moto nuova, sarà una Transalp. Un po' perché la nuova, l'ultima uscita, non mi piace. E un po' perché le vecchie, secondo me, per l'uso che sto cominciando a farne io, non reggono il passo. Vale a dire che io sono troppo brutale su queste moto e gli anni che ci hanno addosso si sentono, specialmente quando l'uso che uno ne fa è aggressivo, che è quello che ne faccio io. Per cui sto veramente fantasticando con la testa per vedere se nel mio futuro ci sarà un modello diverso, una marca diversa, qualcosa che comunque regga l'uso che ne faccio io. Poi, scusatemi se ve lo dico, il problema mio è che mi sono abituato con i 2 anni di lavoro che ho fatto in Santiago come guida, con la 1200 della BMW, e quelle moto, ragazzi, le puoi anche maltrattare ma non ti lasciano mai a piedi, per cui sono un po' vinto da... Non è l'idea, non è la marca, non è un pensiero, è proprio una comparazione diretta, mi dà un risultato dove con questa moto qui, che è la Transalp, sono sempre a metterci le mani, e con la BMW, la 1200, non ci mettevo mai le mani. Vabbè, ciao. Sarà la demoralizzazione che mi fa parlare così.